rubato un gioco a Poti, lo proviamo? Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. È vero, ho rubato un gioco a Poti, ve lo ricordate? Ve l'ho fatto vedere sia su Instagram che su Facebook. Lo Spirogiro Quercetti Mandala. Ragazzi, questo l'ho comprato io, vi ho fatto vedere proprio il momento in cui l'ho comprato, perché è un gioco che ho voluto regalare a mio figlio. La Quercetti è un'azienda che io conosco da quando ero piccola piccola, con i cui chiodini sono cresciuta e ho sviluppato la mia creatività, quindi ho comprato questo gioco e divertitami insieme ad Enzo a fare 2500 mandala. Ho detto, ma perché non farlo vedere anche alle mamme di Arte per te, che spesso mi chiedono come fare avvicinare i bambini all'arte, come sviluppare la creatività, come farli avvicinare alle matite e ai colori. Ecco, questo è un gioco che fa tutto questo. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e vediamo come funziona. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Siamo pronti per fare vedere il nostro giocattolo nuovo, vero Enzo? Sì. Di ritorno dal centro commerciale, la mamma oggi, che è la festa della mamma, ha deciso di fare un regalo a Enzo. Enzo voleva Batman, ma noi no, non abbiamo ceduto, vero? Ma domani Batman. Domani Batman. Però oggi proviamo insieme lo Spirogiro Mandala Quercetti. C'erano tanti tipi di questi giochi di Spirogiro. Io ho preso appunto il mandala, che appunto crea questo tipo di disegni circolari. Che bello questo giocattolo! Olè, quando apriamo la confezione, quello che troviamo dentro è il libretto illustrativo con la specifica di ogni pezzo, che tipo di disegno faccia. Quindi qui ci sono tutti i tipi di spirali possibili ed immaginabili. Poi c'è un pacco di colori carioca, ammazza da quanto non vedevo i colori carioca, Enzo, tu non puoi immaginare, un pacco di colori carioca, i colori dei bimbi per eccellenza, e poi un pochino di due di queste forme più specifiche, una con delle forme un po' più astratte, una con delle forme pseudogeometriche. Le classiche rotelle forate per fare i classici, le classici spirali, no? Questi disegni proprio qui, il telaio su cui montare questi pezzi. E ci sono anche i fogli, vedi, io li avevo preparati, eccoli qua, invece c'è un blocco con i fogli, ecco qui. Cominciamo, lo proviamo? Okay. Che colore vuoi usare? Blu. Blu. Tutto la mamma questo bambino, tutto la mamma. E allora, ti faccio vedere come funziona? Allora, vedete questa freccetta? Questo è l'indicatore di inizio. Tu devi fare un disegno. Allora, prendi una formina e la ricalchi così. Dopodiché, guarda Enzo, guarda, dopodiché giri di uno, così, e lo rifai. Dopodiché, aspetta, giri di uno e lo rifai. Dopodiché giri di uno e lo rifai. Sì. Io giro di uno, aspetta che ti spiego come farlo. Poggia, ti stai attaccato al bordo e lo colori tutto così, e alzi appena è finito e giro di uno. Di nuovo ti stai attaccato al bordo e lo colori tutto, giro giro così. Giro di uno? Giro di uno? Aspetta che devo girare di uno. Giro di uno. Aspetta. Fallo da solo. Attaccato al bordo. Attaccato, attaccato. Bravissimo! Non l'hai finito però, fino alla fine così. Tappete, va bene? Giro di uno? Sì. Vieni, fanne un altro. Attaccato da solo. Da solo. Attaccato al bordo. Vai, vai amico, ce la puoi fare, dai, vai, 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 yeah, ce l'ha fatta! E ha 4 anni, quindi vedete, con un genitore si può, vai! Io sono grande. Certo amore, giri di uno. E voilà, bravo!
Questo però è un uso improprio del gioco, perché il gioco deve muoversi seguendo la ritmica del pennarello che striscia attraverso il bordo. Invece, per i bambini inferiori ai 6 anni, è questa la tecnica che vi suggerisco. Un po' più macchinosa, un po' più laboriosa, dovete starci lì addosso, ma è l'unico modo perché i bambini sotto i 6 anni possano farcela. Altrimenti la loro forza nel braccio non ce la fa a seguitare il movimento che il gioco richiede e che adesso vi vado a fare vedere subito. Ed ecco il modo esatto di usare questo telaio. Vedete, la forma deve oscillare e ondulare poggiandosi sui bordi, creando così questo movimento concentrico e ritmico. Capite bene che per un bambino può essere un pochettino più difficile, perché non vi nego che la prima volta è venuto difficile anche a me, ciuchina che sono, però è stato divertentissimo e l'effetto finale è sicuramente bellissimo. Guardate che spirale fantastica che viene fuori e che mandala tutto da colorare di mille colori. Stupendo! Guardate un po', tada! Entrata nel vortice della spirale mania, chi mi ferma più? Cambio buco e ricomincio ad arricchire la stessa immagine. Infatti i mandala possono essere combinati con più figure per arricchire più e quanto vorrete il vostro disegno, che verrà fuori sempre più complesso e articolato, ma sempre bellissimo e sempre diverso l'uno dall'altro. Eccolo qua, bello e pronto, con somma soddisfazione vi mostro il mio primo mandala. Tada! Fantastico! E ora è tutto da colorare a piacimento. Ecco, cambiamo la rotella, ma il movimento rimane sempre il medesimo, sia con le rotelle grandi che con quelle piccole. Il movimento deve essere questo e il braccio deve accompagnare la rotella sui bordi del gioco, ma i piccoli sinceramente non penso che abbiano la forza e la costanza per poter fare tutto questo. Allora, questo è un gioco molto bello che può andare dai bimbi dai 6, dai 4 con la mamma, 5 con la mamma, poi dai 6 possono cominciare ad usare da solo perché andando a scuola avranno proprio l'utilizzo della penna, ma soprattutto è un gioco che, dando sempre forme via via diverse, può veramente scatenare la fantasia dei vostri bimbi. Ora qui con Enzo vi facciamo vedere come fare un disegno più complesso per i bimbi piccoli. Vedete, io gli posiziono la mano, lui ha scelto la rotella ovviamente e adesso io accompagno il suo gesto ai bordi del telaio. E come vedete il gesto del bimbo è incerto, perché ci vuole una certa forza e una certa ritmica per compiere questo gesto, che invece ai bambini più grandi verrà sicuramente divertente e veloce. Ciò nonostante, con un genitore, come vedete, il disegno viene fuori lo stesso e il divertimento è assicurato per entrambi. E poi se ci avete preso gusto, cambiate buco e fate un'altra forma sopra la precedente. Questo, guardate che bello! La stellina! Ehi! Wow! E voilà! E poi con i vostri piccoli potete colorare ognuno di questi spazi con un colore differente. Questo invece funziona con un altro principio, guardate. Si inserisce nel perno della freccetta l'incavo del piattino. Il rumore che sentite in sottofondo è Enzo che sta lavorando con gli altri piattini, con i buchi, e poi si ruota di uno. Un'altra formina, sceglierò il triangolino. Ok, e abbiamo fatto. Vedete cosa viene fuori? Questo era un pastrocchio che aveva fatto prima Enzo. E poi coloriamo il tutto, magari così, riempiendo gli spazi lì dove vogliamo. Voilà. Ah, che bello! Che meraviglia! E poi divertitevi a colorarlo, insomma. Volendo poi, ragazzi, insomma, qua ci sta tutta anche la vostra creatività. Poi potete prendere, se siete più grandicelli, una formina
aiutarvi con queste anche a fare tutti i contorni, eh. Ed ecco qui un qualcosa di diverso. E poi ancora un'altra combo di creatività, insomma, sbizzarritevi, componete i vostri mandala e fatemi vedere quello che farete. Non si può capire, divertitevi, create, sbizzarritevi e comprate ai vostri figli questa meraviglia quando dovrete fargli un regalino. Ora non vi sto dicendo domani uscite e compratelo, però quando c'è una festa di compleanno, quando c'è una ricorrenza, quando hanno fatti bravi o quando non gli piace disegnare perché magari non riescono a creare delle forme, questo potrebbe essere un mezzo per l'incoraggiamento all'acquisizione della figuratività. Allora, io quando l'ho visto l'ho comperato subito e l'ho comperato, aspettate che vi faccio vedere lo scontrino. Era prezzo intero, vedete qui 16,99, poi c'era uno sconto e quindi poi ho pagato 12,81, ho preso anche un pacco di caramelle, vabbè, ma questi non sono problemi nostri, ho questo prodotto, l'ho comperato io. E allora capite bene che il discorso degli youtubers che si fanno pagare o non si fanno pagare, qui ragazzi non esiste. Quando mi farò pagare da un'azienda non vedrete il video su Arte per Te, ma lo vedrete sui loro canali. Bene, qui ho pagato io per regalare a mio figlio dei pomeriggi creativi grazie alla Quercetti, che da quando ero piccola mi accompagna con i suoi giochi, a cui oggi faccio pubblicità molto volentieri e molto a gratis perché mi va così, e allora perché lo trovo un prodotto valido. Bellissimo anche per i grandi quando vorranno crearsi dei mandala, come vedete, homemade, senza innanzitutto spendere soldi in libri preconfezionati, obnubilando la propria creatività, e soprattutto crearsi tutti quei mandala che si vuole con i colori che si vogliono. E adesso vi saluto con un giro di valzer fatta con la rotellina numero 30. Visto che bello, io questo gioco ve lo consiglio, costa pochissimo, a prezzo pieno era 16 euro, poi alla cassa io avevo la card della Toy e mi è diventato 11,20 euro, una cosa di questo genere, e quindi sono stata felicissima quando poi ho visto lo scontrino e mi è costato ancora meno. Quindi sono giochi che tutto sommato costano anche poco rispetto a tanti giochi che non hanno nessun fine educativo ma sono solamente dei pezzi di plastica e che poi i bimbi prendono, ci giocano 2 minuti e buttano lì. Questo, state tranquilli che anche se non ci giocherà continuativamente, perché è un gioco che richiede impegno, ma ciclicamente lo andrà prendendo, e lo andrà prendendo in varie fasi dell'età. All'inizio sarà più incerto, poi quando avrà 8-9 anni ci giocherà con dimestichezza e farà delle cose bellissime. E nel frattempo, siccome in questo periodo si ha tanto la moda dei mandala, se volete provare a farvene un po' voi per poi colorarli come antistress, questo ve lo consiglio. Sulla moda dei mandala come antistress io ci vorrei fare proprio un video, perché ho una mia teoria a riguardo. Se la cosa vi interessa, un video che richiami un po' quello che è il concetto filosofico dello Zentangle, del mandala e di questi libri guidati che stanno uscendo in questo periodo, se vi interessa sapere la mia dal punto di vista, sia dal punto di vista di esperta d'arte, ricordatevi che io sono insegnante in questo senso e ho studiato moltissimo anche comunicativa dell'arte e come si sviluppa la creatività negli individui e nelle persone, quindi posso esservi utile nell'indirizzarvi verso questo o quella disciplina, chiedetemelo e io sarò felice di farlo, però vi avverto, sarà un video chiacchiericcio, un video lezione pseudo seria su quelle che sono le potenzialità del nostro cervello e come vadano sviluppate, incoraggiate o scoraggiate. Quindi se vi interessa una cosa di questo genere fatemelo sapere che sarò felice di farlo. Bene, detto ciò, spero che lo Spiro Giro abbia conquistato anche voi. Questo, ribadisco, non è un video assolutamente in collaborazione con la Quercetti, perché quel gioco l'ho comprato io, ma se la Quercetti volesse collaborare con Arte per Te per i giochi creativi io ne sarei solo onorata. Quindi Quercetti, fai
di me ciò che vuoi. Sto scherzando naturalmente. Bene, a parte gli scherzi, vabbè, cosa dire. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, mandalatemi un pollice in su, dopodiché condividetelo sulle vostre pagine Facebook. Quindi vi aspetto anche sulla mia di pagina Facebook, sui miei altri canali, Ombretta e Due Cuori Una Cappa, il mio canale di cucina insieme a Gabriele, e naturalmente vi aspetto su Instagram e su tutti i miei social. Vi aspetto ancora qui per il prossimo video, per continuare a giocare sempre nell'unico modo colorato che conosciamo, l'arte. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Ciao, al prossimo video!